Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Come potrete vedere, ecco qui ragazzi, siamo qua con l'apertura della prima confezione Ultra Best GX Premium Collection. Ragazzi, come avete scelto voi nel video in cui vi chiedevo quale delle due ultra creature devo aprire prima, nel momento in cui sto facendo questo video, questa qui è quella che ha più voti e quindi sto aprendo Feromosa. Però vi devo dire una cosa, ecco ragazzi, siccome vedete che sto in pigiama, cioè non so se lo vedete, se lo vedrete, vi dico che sto in pigiama perché? Perché questa confezione contiene ben 8 pacchetti, quindi per aprire 8 pacchetti, ragazzi, bisogna stare comodi, tranquilli, rilassati. E quindi niente, ragazzi, sto giustificando il fatto per il quale sto con pigiama, che non mandavate a mettermi la maglietta. Quindi andiamo con la sigla e poi andiamo subito con l'apertura di questi 8 pacchetti, sperando di trovare qualcosa di buono. Quindi, sigla. Ragazzi, eccoci qui con l'apertura della confezione. Finalmente andiamo subito a togliere la pellicola, così vediamo bene senza pellicola, perché con la pellicola abbiamo sempre tutti i riflessi, tutte le luci, tutte le fare, tutte le nuvole. Allora, togliamo la pellicola. Ce la posso fare, ragazzi, basta solamente pazientare qualche minuto barra ora barra settimana, perché ci vuole un pochetto. Attenzione, ragazzi, colpo di scena. Questa confezione, allora, innanzitutto spostiamo un po' l'inquadratura, se no non si vede. Eccola qui, è spettacolare, ragazzi. Feromosa GX Celestina GX. Però il bello di questa confezione, ragazzi, è che ho appena scoperto che si apre lateralmente e non c'è nemmeno lo scotch. Ma sai, vediamo un po'. No, non c'è nemmeno lo scotch, quindi dovrei riuscire ad aprirla. Spettacolo, senza ro. L'ho piegata, sono un po' stronzo, ragazzi. Oh, ho detto stronzo, vabbè, uguale. Eccola qui, ragazzi, confezione aperta. Attenzione, ci vuole un pochetto di difficoltà. Allora, confezione aperta, però c'ho questi braccialetti che li voglio buttare, ragazzi. Quindi taglio del braccialetto nel video, ragazzi. Addio braccialetti di Luca Comics, siete durati fin troppo. Ragazzi, guardate. Voi mi chiedete come mai non si sono tolti i braccialetti? Ecco perché, ragazzi, nemmeno con le forbici si sono levati. Quindi, destino, ragazzi, che devo lasciare questo braccialetto. Niente, taglio del braccialetto. Quindi, andiamo con l'apertura della confezione perché siamo qui per questo. Se ci riesco, eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta. Allora, togliamo subito le carte che sono già abbastanza rovinate, mannaggia. Quella miseria c'è zozza. Cioè adesso, non lo so, guardate la carta com'è ridotta. Cioè, vi sembra questo il modo? Non lo so. Vabbè, vediamo quell'altra, forse quell'altra non è rovinata. Ecco, guarda. Ecco com'è ridotta l'altra carta. Ora non me lo metto a fuoco, però. Metti a fuoco. Guardate. Guardate la carta. Cioè, io non posso mettervi una carta del genere. Guardate come cazzo ridotta. 1 e 2 piegate proprio troppo, troppo piegate, guardate, cioè uno schifo. Quindi mo niente, ragazzi, comprerò le carte singolarmente perché queste non posso mettere nemmeno nell'album. Vabbè, togliamo le due carte, anzi no, vediamole, non le ho viste perché hanno rovinate, quindi mi sono dimenticato. Qui Feromosa GX, l'artwork è bello, peccato che la carta sia tutta rovinata. E quindi niente, ragazzi, scriviamola lo stesso, però non è questo il modo di mettere le carte dentro le confezioni. Però va bene. Non è colpa del negozio, è colpa di chi ha fatto la scatola. Però vabbè. Ed ecco qui Celestina GX. Spettacolo, ragazzi. Mettiamo subito la sleeve, anche se praticamente è massacrato qui. Cioè, questo avrà PSA 1, PSA 2 al massimo. Dai, su, ma va. Ragazzi, inizia subito male questa apertura. Molto male. Quindi andiamo a prendere i pacchetti, che forse è meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Più la carta codice, ragazzi, che togliamo subito. Allora, ecco i pacchetti che mettiamo qui e ora andremo ad aprire. Ma prima estraiamola. Jumbo. Eccola qua. Anche la Jumbo, condizioni pessime. Guardate. Guardate quanto è storta. Cioè, io non lo so se lo fanno apposta. Comunque, cioè, meno rovinata la carta Jumbo della carta normale, quindi molto male, però guardate che spettacolo, ragazzi. Mettiamo subito Feromosa qua dietro, al posto di Raichu di Alola, sperando che porti fortuna, anche se ne dubito perché è tutta rovinata. E andiamo con, ragazzi, qui abbiamo anche il tappetino che sembra molto spettacolare. Allora, innanzitutto mi ero dimenticato la medaglietta, andiamo subito a prenderla, sperando che non sia piegata anche questa. L'abbiamo fatta. Allora, eccola qui, medaglietta, spettacolo, guardatela, fantastico.
almeno questa non è piegata, almeno la medaglietta, non lo so, se è piegata pure questa. Qui c'è il tappetino, il playmate, ragazzi, però non vado ad aprirlo qua nel video perché tanto è gigante, qui non, nell'inquadratura nemmeno c'entrerà e quindi fare solamente altri danni e basta. Però ve lo farò vedere, ragazzi, su Instagram, quindi seguitemi su Instagram così, così vedrete tutto l'artwork intero di questo playmate che pubblicherò appunto su Instagram. Allora, la parte più difficile è stata fatta, anche se purtroppo abbiamo visto che queste due carte promozionali sono praticamente distrutte, però vabbè, ormai cosa ci vuoi fare, ormai l'ho presa, non posso farci nulla. Eccole qui, 1 e 2 carte promo. Poi abbiamo 1, 2, 3, vabbè, 8 pacchetti, già l'avevamo contati prima, inutile che li contiamo. Li mettiamo dietro da sfondo e andiamo subito con l'apertura, facciamo a caso. Iniziamo da destini incrociati, ragazzi, perché mi sento che non trovo nulla dentro questo pacchetto, quindi me lo voglio subito togliere. Allora, ecco gli 8 pacchetti, non so se si vedono bene l'inquadratura, comunque va bene, andiamo con il primo pacchetto. Sperando che sia fortunato, anche se ne dubito, perché la confezione qui abbiamo già cominciato ad aprirla subito male. Anche se, ragazzi, vedo qualcosa, quindi ci stiamo rifacendo subito. Allora, tricca 3. E andiamo con Trainer Ultra Ball, Kabuto, l'Arbitar. Però l'altro qui di Arbitar, Entra una grotta, va bene? Seal, Diolo, Jupiter, Kennedy, Trainer, ragazzi, Genesis Active. Niente mai, ragazzi, il primo pacchetto subito Genesis Active, che tra l'altro mi mancava, molto bene. L'artwork sì, è abbastanza figo. Mettiamo subito Genesis EX, non so se ho detto GX prima, però Genesis EX nella sleeve, eccolo qua. Primo pacchetto subito una bella EX, cominciamo alla grande questa apertura, quindi forse non tagliare il braccialetto è stata una cosa positiva. Quindi primo pacchetto reverse più Genesis EX, mettiamolo qua. Poi secondo pacchetto andrei subito con vapori accesi, ragazzi, perché vapori accesi anche qua non troverò un bel nulla, anche se prima ho trovato qualcosa, però vabbè. Allora, andiamo con carta codice, sempre al contrario me le mettono. Allora, trick a 3 e andiamo con Duot, Azumarill, questo lo devo mettere bene, ragazzi, nell'album perché quello che c'ho è tutto rovinato. Persian, Clauncher, Sidut, Nuspas, Litleo, Deino, Lampen, Treverse, Bastiodon. Niente, ragazzi, Bastiodon già ce l'avevo, molto male. Secondo pacchetto, Lampen, Treverse, Azumarill che mi serviva, quindi diciamo che va abbastanza bene. Poi andiamo con il terzo pacchetto. Questo terzo pacchetto, ragazzi, che cosa mi è rimasto? Allora, Sole e Luna, Guardiani Nascenti, Ombre Infuocate, due Grismon Invasion e un'Evoluzioni. Io andrei con Evoluzioni, ragazzi. L'ultimo pacchetto di Evoluzioni che ho aperto, se non mi sbaglio, è andato molto bene perché ho trovato tipo Mega Venusaur X Full Art, che era l'unico dei tre starter che mi mancava in quell'espansione, quindi molto bene. E vediamo se anche questo pacchetto è fortunato oppure no. Allora, carta, perché me ne metto al contrario? Carta codice che togliamo, trick a 3 e andiamo con Energia, Trainer, Metapod, Nidoran, Poliwag, Energia, due energie, Rattata, Vulpix, Dewgong Reverse che mi serviva molto bene, e poi Electrode, niente da fare, ragazzi. Però Dewgong Reverse mi serviva, ragazzi, perché per completare la collezione delle Reverse mi serviva anche Dewgong, e quindi molto bene. Quarto pacchetto, direi di andare con Sole e Luna perché ormai tanto stiamo andando in ordine, quindi andiamo con l'artwork di Lunala. Allora, cioè questo si è aperto praticamente da solo, molto male. Allora, carta, carta codice sta al contrario, trick a 4, ragazzi, qui trick a 4, poi le carte sono tutte bianche qui sul bordo, vabbè, tanto ormai c'è sempre qualcosa di strano, quindi ecco qui, Energia, Trombeck, Energia, Torragat, Skarmory, Bonsuit, Alolan Diglett, Dratini, Sandygast, Shinotic, Reverse, Beware, raro, niente da fare, ragazzi, una Reverse al quarto pacchetto, molto male. Sto finendo lo spazio qua davanti, i pacchetti c'entrano, le carte singole no, non capisco come è possibile. Andiamo con Sole, Luna, Guardiani Nascenti, sperando che sia un po' più fortunato, quindi ora voglio subito una bella GX che magari mi manca pure. Vediamo cosa troviamo. Ragazzi, il pacchetto si è aperto bene, quindi ora sapete che faccio, lo lascio da parte. E andiamo con estrazione delle carte, se ci riesco. Ecco qua, carta codice che sicuramente sarà al contrario, infatti. Carta codice che togliamo, trick a 4, andiamo con la carta codice, la verde, quindi già so che non troverò nulla, però vabbè. Energia, metti a fuoco, Trainer, Alolan Graveler, Barboach,
Carvagna, Fletchling, Litwick, Gotita, Gligar, Reverse e... Questo schifo, perché lo schifo? Ragazzi, solo una ex fino adesso, molto male. Allora, sono rimasti tre pacchetti. Sun and Moon, Crismon Invasions, senza solo Crismon Invasion, e Burning Shadows. Io andrei subito con questo qua di Machado, ragazzi. E vediamo cosa troviamo in Burning Shadows con il pacchetto di Machado. Ragazzi, super rima. Niente, ragazzi. Rima meglio non farla, però. Andiamo ad aprire questo pacchetto, non si è rotto, quindi provo a lasciarlo da parte. Se ci riesco, ragazzi, è un po' difficile. Non so perché sto andando di corsa, però va bene. Ce l'ho fatta. Allora, carta codice che starà. Carta codice bianca, ragazzi, minimo una holo. Molto bene. Trick a 4. E andiamo con energia. Sea Viper. Train. Ribombi. Mudbray. Starfall. Train. Reverse. Guarda quanti essi. Che bravo, ragazzi. Mi mancava. Guarda quanti essi. Molto bene, ragazzi. 93-147. Mettiamo subito una sleeve. Ragazzi, ho iniziato con un Genesect TX e finisco con Gardevoir GX, niente male. Poi tra l'altro mi sa che sul Ombre Infuocate Gardevoir era una delle migliori, boh, non mi ricordo, però molto bene. Quindi mettiamo subito Gardevoir GX qua dietro vicino a Genesect e la reverse put down. Lasciamolo qua, va bene. Due pacchetti rimasti, Buzzwole e Silvally. Io andrei con Silvally così a caso. Siccome questa è la confezione delle ultra creature, lasciamo Buzzwole per ultimo. Allora, andiamo con apertura del pack. Eccola qua. Allora, carta codice che è bianca, molto bene. Quindi in minimo una holo l'abbiamo trovata. Trick a 4. E andiamo con messa a fuoco della carta energia. Trainer. Diggersby. Mawile. Magikarp. Staffle. Execute. Jigglypuff. Chimeko. Jigglypuff. Reverse. Gogotolo, mi mancava, spettacolo ragazzi. L'olo che mi manca, cioè la carta rara numero 11 che mi mancava, molto bene. Subito nella sleeve, ragazzi, mi mancava Gogot. So, è una cosa strana che ti manca una carta olo, però mi mancava, quindi mettiamolo qua dietro perché mi mancava, lasciamolo lì. Anche Dewgong reverse, in teoria avrei dovuto mettere una sleeve, ce lo metto subito al volo, se no mi rovina. Eccolo qua. Dewgong o Dewgong, come volete voi. Mettiamolo qua dietro. Ultimo pacchetto, ma non meno importante, è questo di Buzzwole, Sun and Moon e Crismon Invasion. Speriamo che sia fortunato anche questo, anche se ormai gli ho trovato una GX on X, quindi posso ritenermi soddisfatto. Se non fosse per il fatto che quelle due carte, vabbè, lasciamo perdere, che è meglio. Anche questo pacchetto forse sono riuscito ad aprirlo bene, quindi vediamo se riesco a testare le carte così. Forse ce l'ho quasi fatta. Carta codice verde. Ah, non ci voleva, ragazzi. Non ci voleva la carta codice verde perché significa che qua non troviamo un bel nulla. Quindi, energia. Mawile, Trainer, Emolga, Pumpkaboo, Swablu, Karrablast, Skiddu, Chimeko, Gastrodon, Reverse e Mamo, Swime Raro. Niente da fare, ragazzi. Quest'ultimo pacchetto ci ha dato un Gastrodon Reverse che non ci facciamo un bel cacchio, però forse mi mancava, quindi vabbè, alla fine ci può stare. Allora, vediamo al volo quello che ho trovato. Se ci riesco a prendere le carte senza far cascare tutto. 1, 2, 3, 4. 5 e 6, eccoci qua. Allora, Gogotolo del Ombre Infuocate. Sì, Ombre Infuocate. Invasione Scarlatta, eccolo qui. Dewgong Reverse di Evoluzioni, che mi mancava. Genesect EX, che mi mancava di Destini Incrociati. Gardevoir GX di Ombre Infuocate. E poi le due carte promozionali che ovviamente si dovevano trovare, solamente che sono in condizioni pessime. Guardate il sotto della carta come è rovinato. E niente, non posso farci nulla. Posso solamente insultare non so chi. Quindi, ecco qui le due carte ultra creature e la medaglietta, ragazzi. Medaglietta di Feromosa, eccola qui. Quindi, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E niente, ragazzi, saluti da, eccola qui. No, scherzo, ragazzi, saluto strano, non ve l'aspettavate nessuno, lo so, eccolo qui. Saluti da Dewgong Reverse, eccolo qui. E al prossimo video.